sto sul divano, già mangiato e sono pieno. Accendo la TV, un po' scazziato ma sereno. Lascio sul primo canale, niente di interessante. Allora inizio con lo zapping insistentemente. Quando a un certo punto va via la corrente, vado al contatore, non si vede niente. Quando si riaccende non son più nella mia stanza, ma sopra un trono a fianco un ballerino, una tardona che straparla. Attorno a me donne attilate prosperose, ammiccano, si offendono e si sfidano in diverse pose. Mi invitano a ballare al centro della sala, io non posso rifiutare, sono il premio della gara. Dio mio, il presentatore è un uomo, donna bionda, mi invita a commentare il mio bacio nell'esterna. Ora sento gli occhi puntati di casalinghe petulanti e scapoli esaltati. Ah, così sono finito, sotto stress la TV mi ha rapito. Il tuo grande bordello, il tuo grande fratello, ti risucchia il cervello. SOS, dove sono finito? Sotto stress la TV mi ha rapito. Non c'è limite al peggio, se il tronista più gaggio c'ha l'X-Factor nel Mi risveglio dentro al confessionale, il grande occhio filma tutto, son nell'occhio del ciclone maniacale. L'attenzione dei mass media, provoco l'invidia perché do da mangiare a più di un settimanale. Yo, com'è che va qua? Io non conosco nessuno, ma tutti si amano dentro alla casa. Bah, sbaglio, sento puzza di competizione, ogni giorno che passa qui degenera la situazione. Io non penso ad altro che a uscirne vincitore, ed è per questo che vado in nomination, ma se perderò lo saprò soltanto a fine trasmissione. In collegamento con il conduttore, Formosa sui 30 anni, mi chiede di rispondere a domande pungenti di un omosessuale bacchettone. Nuove prove, finte storie d'amore, aumentiamo l'odio e scolmalore. SOS, dove sono finito? Sotto stress la TV mi ha rapito. Il tuo grande bordello, il tuo grande fratello, ti risucchia il cervello. SOS, dove sono finito? Sotto stress la TV mi ha rapito. Non c'è limite al peggio, se il tronista più gaggio c'ha l'X-Factor nel È il mio turno, sopra il palco non mi sento. A mio agio in mezzo a ballerini nudi canto un plagio. Il brizzolato logorroico contento, scatta in piedi, urla, sbraccia, rosso in faccia, mi avvicino adagio. Verrò giudicato da un'ex presentatrice del mondo del pallone, un cantautore di un gruppo noto col suo nome, da una pazza con gli occhiali di cui non ricordo neanche una canzone. Finale a testa, il pubblico fa festa. Di fronte a me c'è un ragazzino con la cresta, sorride i giudici che fanno sì con la testa. Non ne posso più a questo trip, dico basta. Riapro gli occhi e mi ritrovo di nuovo nel mio salotto. Mi alzo di scatto, riprendo fiato di botto. Stacco la spina, poi corro dritto in terrazzo e butto la tele di sotto. SOS, dove sono finito? Sotto stress la TV mi ha rapito. Il tuo grande bordello, il tuo grande fratello, ti risucchia il cervello. SOS, dove sono finito? Sotto stress la TV mi ha rapito. Non c'è limite al peggio, se il tronista più gaggio c'ha l'X-Factor nel aiuto, 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 aiuto.